Benvenuti all'ascolto di Radio Fabi, l'appuntamento dedicato all'attività settimanale della Fabi relativa alla Segreteria Nazionale, alle iniziative della comunicazione, rassegna stampa, web tv. Io sono Filippo Virzì ed ecco il podcast settimanale della Fabi dedicato a chi lavora in banca. In apertura la Segreteria Nazionale. Su Wall Street Italia, i numeri e la situazione delle quote rosa nel settore del credito. Sono state raggiunte cifre importanti, ma la percentuale di uomini in posizione chiave e ruoli apicali è ancora nettamente superiore. Il commento del segretario generale aggiunto della Fabi, Mattia Pari, che ha partecipato a un convegno alla Camera dei Deputati. Ed ecco le iniziative della Fabi, tassi, BCE, lo studio della Fabi sugli effetti del calo degli interessi su TV, radio, giornali e agenzie. I dati del nuovo report analisi e ricerche della Federazione sui mutui e prestiti dopo il taglio del costo del denaro su TG5, TG2, TG3 Lombardia, TGCom 24, Restart Rai 3, giornale Radio 1, Radio 24, carta stampata, web e agenzie di stampa. Procediamo con Fabi Weekend. Anche per questa settimana ascoltiamo il contributo. Banca Centrale Europea taglia i tassi di interesse di 25 punti. Il tasso sui finanziamenti principali scende quindi da 4,50% a 4,25%, quello sui depositi dal 4% al 3,75% e quello sui prestiti marginali dal 4,75% al 4,50%. E da Fabi Weekend passiamo alla rassegna stampa radio e TV. Iniziamo con Sileoni al TG4, ore 12, a studio aperto, la BCE ha anticipato la Fed americana. Ampi servizi del telegiornale di Rete 4 Italia 1 sulla riduzione del costo del denaro deciso dalla Banca Centrale Europea con le stime dell'Ufficio Analisi e Ricerche Fabi relative all'impatto sui mutui e prestiti. Per Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il taglio dei tassi è positivo. Sarà più vantaggioso ora chiedere mutui e prestiti alle banche e l'inflazione sta comunque calando. Entro dicembre ci aspettiamo altre riduzioni e la BCE per la prima volta dopo molti anni ha anticipato la Banca Centrale Americana sulla riduzione dei tassi. Rieccoci in studio con le analisi, le ricerche della Fabi. Il nuovo studio della Federazione sui mutui e prestiti dopo il taglio del costo del denaro della BCE su TG5, TG2, TG3 Lombardia, TGCom 24, Restart Rai 3, giornale radio, Rai 1, Radio 24, giornali web e agenzie di stampa. A seguire un breve estratto dalle testate giornalistiche che abbiamo appena citato. Iniziamo con Radio 24. Vi dico quella che è la prima stima della Fabi, quindi uno dei principali sindacati del mondo bancario. I tassi sui mutui sono già al 3,70% rispetto al 5% medio del 2023 e dovrebbero calare al 3,45%. Rai TG2. La sforbiciata al costo del denaro, definita opportuna e doverosa dal ministro dell'economia Giorgetti, avrà conseguenze positive per imprese e famiglie. Rispetto al picco dei mesi scorsi, il sindacato dei bancari Fabi calcola risparmi oltre i 60.000 euro complessivi su un mutuo da 200.000 euro in 25 anni. Rai Radio 1. Secondo la Federazione Autonoma Bancari Italiani, i tassi sui mutui sono già diminuiti in media al 3,69%, una riduzione che comporterà, nel caso di un prestito immobiliare di 25 anni da 200.000 euro, un risparmio di quasi 62.000 euro. La Fabi al TG5 di Canale 5. Economia, oggi il taglio dei tassi atteso da parte della BCE, la Banca Centrale Europea, quali saranno gli effetti immediati per i mutui e per i consumatori? Vediamo con Paolo Gila. Secondo la Fabi, il sindacato dei bancari, comprare casa sarà meno costoso. Anche su TG2. Dopo due anni di rialzi, la Banca Centrale Europea taglia il costo del denaro di un quarto di punto. Si attendono dunque risparmi sulle rate di mutui e finanziamenti. Laura Garofalo. Rispetto al picco del 2023, il sindacato dei bancari, Fabi, calcola risparmi oltre i 60.000 euro complessivi su un mutuo da 200.000 euro in 25 anni. Concludiamo con TGCom 24. Allora, guardiamo un po' di dati, vi porto su una pagina del giornale. Sono 6,8 milioni le famiglie indebitate, secondo la Fabi, il 25% del totale. Di queste, 3,5 milioni hanno acceso un mutuo casa. A fine marzo il valore dei mutui ammontava a 423,4 miliardi.
E dopo una rassegna stampa dir poco stellare, occupiamoci di mutui e mercato immobiliare. Sileoni e TCcom 24. Qual è l'andamento dei tassi di interesse sui prestiti per la casa? Quali ripercussioni sulle compravendite di immobili? In vista delle prossime decisioni della BCE sul costo del denaro, il segretario generale della FABI ha partecipato a un interessante dibattito sul canale All News Mediaset, moderato da Dario Donato. L'argomento in generale del superbonus, gestito in maniera maldestra, non aiuta a vendere case, come non aiuta a vendere case il fatto che la gente non voglia in qualche modo accettare che ad esempio c'è una differenza sostanziale fra i grandi istituti di credito e ad esempio le banche di credito cooperativo per quanto riguarda le stesse condizioni che fanno sugli stessi importi e la stessa durata dei mutui. Riacuci studio, verso il taglio della BCE, la Fabi aggiorna le stime sui tassi. Sul Messaggero, sul Mattino, i nuovi dati dell'Ufficio Analisi e Ricerche della Federazione. Più vantaggi per famiglie e imprese. Cambiamo argomento con l'antiriciclaggio, più responsabilità ai direttori di agenzia. Sul Quotidiano Italia Oggi, l'ordinanza della Corte di Cassazione sulle prerogative del responsabile di filiale sui controlli relativi alla circolazione del denaro sporco. Occupiamoci ancora di mutui con la Fabi al TG1 ore 20. La BCE taglia il costo del denaro, interessi sui prestiti immobiliari in caro, i calcoli della Federazione Autonoma Bancaria Italiani nel servizio del telegiornale di Rai 1 in prima serata. L'atteso taglio del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea. E allora vediamo quali potrebbero essere gli effetti, soprattutto per le famiglie, con Giampiero Scarpati. Basta guardare quello che è successo negli ultimi mesi. A marzo il tasso medio fisso, ha calcolato Fabi, il sindacato dei bancari, è sceso al 3,69% dal 5,25% della media dell'anno scorso. Su un mutuo di 200.000 euro a 20 anni, il risparmio ha superato i 54.000 euro. Siamo in chiusura, per occuparci di Fabi Risponde con Fabi TV, questa settimana sul canale TV della Federazione si parla dell'intelligenza artificiale, la sfida nel settore bancario assicurativo fra rischi e nuove opportunità. Ed è tutto per questa nuova puntata di Radio Fabi. Se volete approfondire le notizie appena ascoltate o cercate altre informazioni sulla nostra organizzazione sindacale, andate su www.fabi.it. Da Filippo Virzì, l'appuntamento alla prossima puntata.